quindi alla mostra di Mario Ferrante, la personale che la nostra galleria, la Galleria d'Arco Europa, ha inaugurato in questi giorni, 2, 3, 4 ottobre, con una innovativa formula per permettere il godimento della mostra senza, diciamo, la ressa di una tradizionale inaugurazione. In questo tempo particolare bisogna stare tutti più attenti, per cui un'inaugurazione su 3 giorni, alla presenza tutti e 3 giorni anche del maestro Ferrante. Torniamo con questa bella mostra, dove torniamo tra l'altro a esporre le opere di un artista che è un artista fondamentale della nostra galleria, un artista con il quale la nostra galleria lavora da più di 25 anni, che ha accompagnato in tutta un'evoluzione anche internazionale del suo lavoro. Questa è una mostra che ha aspetti particolari per diverse cose. Innanzitutto abbraccia più di un periodo storico, e qui c'è la mia parte brasiliana che è fondamentale nella mia creatività, e ciò c'è la parte metropolitana. Sono affascinato dalle persone, dalla gente. Il filo rosso, come io amo definirlo, è sicuramente una indagine introspettiva psicologica che si materializza soprattutto grazie alla tecnica della spatola, che io però utilizzo come una tecnica rinascimentale, perché solitamente la spatola non tiene conto della sfumatura. Io invece, avendo utilizzato strumenti che produco da me, riesco ad ottenere la sfumatura anche con la spatola. Mi piacerebbe che potesse essere colta il mio impegno nell'essere estremamente veritiero, nel raccontare le emozioni così come vengono filtrate dagli occhi di un artista.